Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Valerio Baroncini, vice direttore del Carlino, e questa è una nuova puntata de Il resto di Bologna. Cos'è per voi Bologna? Una regola, come canta Luca Carboni? Che Bologna è una regola che hai provato a spiegare. Oppure una vecchia signora dai fianchi un po' molli, per dirla con Francesco Guccini. Bologna, una vecchia signora dai fianchi un po' molli. Un centro dove non si perde neanche un bambino. Ti ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino. Josué Carducci scriveva così: surge nel chiaro inverno la fosca turrita Bologna e il colle di sopra bianco di neve ride. Poi, immaginate per un attimo di essere a cavallo tra il 1816 e il 1817, e un poeta con un cappello a tesa larga e i capelli chiari, tra le carrozze, inizia a scrivere su un diario: verso sera finalmente mi sottrassi a questa vecchia, rispettabile, dotta città, alle sue folle di gente che, protette dal sole e dal maltempo grazie ai portici fiancheggianti quasi tutte le vie, possono andare su e giù, attardarsi a curiosare, far compere e badare gli affari. Goethe. Un estratto dal suo viaggio in Italia, un'istantanea di Bologna, ancora oggi attuale nei tempi brulicanti e ciabattanti del turismo low cost. Tutto questo per dirvi cosa? Che da sempre c'è una Bologna mania. Una Bologna da declinare nella versione migliore di noi stessi. Uno specchio un po' esistenziale, una cornice dove adagiarsi e cullarsi, un mondo da scoprire. Bologna che accoglie e che fa vivere. Alma mater, anima e madre. E per celebrare l'Immacolata e questo attaccamento del nostro giornale alla città, giovedì 8 dicembre verrà regalato ai lettori di QN Il resto del Carlino, su Bologna città e l'Interland bolognese, un poster su Bologna con un'illustrazione di Davide Bonazzi. Non sarà l'unica iniziativa che nelle prossime settimane i nostri giornali promuoveranno per rafforzare il nostro legame con Bologna. Quindi andate in edicola. Cioè, andateci davvero, eh? Il poster è gratuito insieme con il giornale. E Davide Bonazzi, bolognese, è il protagonista del nostro podcast. Davide lavora con clienti che spaziano dalle più prestigiose testate giornalistiche, istituzioni pubbliche, studi di animazione. Il suo stile gioca con la sintesi di temi complessi, dando all'immagine una forte connotazione narrativa. Il suo lavoro unisce ricerca digitale e analogica ed è stato riconosciuto dalla Society of Illustrators di New York, ma anche dal New York Times, il Wall Street Journal, Wired, l'UNESCO e tantissimi altri. Davide, raccontare a parole un'opera d'arte è difficile. Quindi oggi usiamo la sua voce come fossero gli occhi dei nostri ascoltatori. Nel poster che ha fatto per Il resto del Carlino, gli archi dei portici si intrecciano con i colli, sovrastati da San Luca, un rosso Bologna che lascia spazio al verde delle colline, a un giallo della piazza che sa anche di metafisica. Ce lo racconta? Com'è nata l'idea? Buongiorno a tutti. L'idea è nata appunto con l'intento di unire queste due anime di Bologna, che secondo me sono distinte ma molto complementari, che sono quella appunto del paesaggio, della natura e del verde, eccetera, e quella dei monumenti, del patrimonio storico-artistico di Bologna, che è altrettanto presente. E quindi ho cercato una soluzione grafica che potessi unirli tutti e due, e ho trovato che i colli potevano benissimo essere incorporati nelle arcate del portico. E quali sono gli elementi che ha inserito, i monumenti simbolo? Beh, i monumenti simbolo sono quelli, diciamo, classici che associamo a Bologna: le due torri, San Petronio, il palazzo d'Accursio e soprattutto, per me molto, molto caro, è la Fontana del Nettuno. Con San Luca che sovrasta, un po' come se fosse il guardiano della città e della bolognesità. Sì, esatto, non manca San Luca che insomma veglia su tutto quanto. Tra l'altro la curiosità è che in questo poster non ci sono solo monumenti, ci sono anche le persone. Persone che camminano, che fanno compere, che si accompagnano, che girano con gli animali e vanno in bicicletta. Sì, esatto. Ho immaginato i portici come un po' una cornice, però i veri protagonisti, oltre ai monumenti, sono appunto le persone che animano Bologna, che la rendono la città viva, la città multiculturale, vivace, giovane, che è.
Tra l'altro c'è un logo anche che campeggia nella Bologna Mania. Lo racconta per chi non lo può vedere. Sì, il logo è stato un po' un divertissement, insomma, qualcosa di legato al cibo, perché nell'immagine ho scelto di escluderlo, purtroppo non c'era spazio per rappresentare un'ulteriore anima di Bologna, che è quella della cucina, e quindi ho pensato di metterla nel logo. Ho creato una specie di tortellino che unisca anche i portici e le due torri, e insomma anche che la cornice della piazza fosse un tortellino, diciamo. L'altro elemento importante che si nota nella sua illustrazione è quello dei colli, l'elemento naturale verde che spesso i non bolognesi o i turisti non conoscono. Ecco come mai questa scelta. Sì, infatti secondo me invece è una componente essenziale di Bologna, ed è un peccato che magari non sia a portata di bicicletta o di piedi per un turista che passa poche ore a Bologna, e invece meriterebbe di essere scoperto, perché si parla tanto per esempio delle colline toscane, ma in realtà anche le colline di Bologna non sono da meno, ecco. Prima abbiamo raccontato Bologna attraverso cantanti e visitatori illustri come Goethe, e io volevo chiedere a Davide Bonazzi, che è un osservatore del mondo, che cos'è per lei Bologna? Per me Bologna è, insomma, la città in cui sono nato, in cui vivo, quindi ho un giudizio molto, molto di parte. Per me, devo dire, una delle città più belle del mondo, ed è la città, insomma, degli affetti. È una città che cerco, i cui colori ad esempio cerco sempre di inserire nelle mie illustrazioni, e penso che modestamente è una città che tutti dovrebbero visitare. Quali sono le sue fonti di ispirazione nel disegno? Sono tante. C'è un'ispirazione un po' metafisica in questo poster, e devo dire che surrealismo e metafisica sono due correnti che mi hanno molto, insomma, influenzato, soprattutto quando ero studente, e più in generale pop art americana e tantissimi illustratori più o meno contemporanei. Per esempio Edward Hopper sicuramente è una fonte di ispirazione importante per il mio lavoro. Tutti mischiati insieme, ecco, viene fuori qualcosa di, tra virgolette, originale, che può essere un po' il mio stile. Torniamo su Bologna. Quali sono i tre angoli, i tre luoghi della città che la influenzano maggiormente? Allora, tre angoli. Passeggiare per il centro storico è difficile, veramente scegliere un luogo, perché ci sono mille angoli che sono bellissimi. Direi innanzitutto Piazza Santo Stefano, poi direi i Giardini Margherita, che sono, insomma, un polmone di Bologna, che sono legati tanti momenti della mia infanzia, della mia adolescenza. E direi anche qualche cosa di periferico, come la pista ciclabile che porta a Casalecchio, per esempio, dal centro porta a Casalecchio. L'ho fatta mille volte ed è sempre stata una cucitura tra il centro e la periferia che mi è sempre piaciuto fare, ecco, verso il Parco Talon. Come nasce invece Davide Bonazzi come illustratore, disegnatore? Dove nasce questa idea? L'ha sempre avuta? No, non l'ho sempre avuta. Mi è sempre piaciuto disegnare, come tutti gli illustratori ti direbbero, disegno da quando sono piccolo, eccetera, eccetera. Quindi quello si dà un po' per scontato. In realtà sono arrivato all'illustrazione abbastanza tardi, perché appunto mi piaceva il disegno, ma poi ho fatto studi umanistici, liceo classico e lettere moderne, e non sapevo bene cosa fosse l'illustrazione. Pensavo più magari a diventare un fumettista o qualcosa del genere, anche perché il fumetto ha una tradizione bolognese molto importante, quindi l'ho scoperta in un'altra città, in realtà, l'illustrazione, che è Milano. Ho studiato allo IED di Milano, feci un corso serale molto intensivo, ma che mi diede un'infarinatura per capire che cosa fosse questa cosa che chiamavano illustrazione. E devo dire che per me era un mezzo di espressione che si è rivelato ideale, perché non aveva la lunghezza del fumetto, dovevo essere molto sintetico, molto conciso per veicolare un messaggio anche complesso in una sola immagine,
e ho deciso che questa poteva essere veramente una cosa molto interessante su cui valeva la pena di investire tempo e insomma risorse. Ci racconti invece un pochino il suo processo creativo, che penso sia una cosa che interessa molto a chi ci ascolta. Quindi dove lavora, come lavora, che dispositivi usa? Allora, dove lavoro? Lavoro da casa, ho uno studio in casa e quindi per chi lavoro? Lavoro per clienti in tutto il mondo, soprattutto Stati Uniti d'America, Europa, qualcosa anche in Asia e a volte anche in Nuova Zelanda, in Australia, mi è capitato. E il bello insomma di fare l'illustratore adesso è che si può lavorare per chiunque da qualunque parte del mondo. Conosco anche illustratori che sono nomadi, quindi non mi è mai piaciuta come esperienza da provare, però sicuramente una delle potenzialità che offre l'illustrazione è questa. E che cosa usa per disegnare? Cioè molte volte si pensa che, pensiamo alla sua casa piena di foglietti con i colori, o invece usa strumenti tecnologici? Uso strumenti tecnologici, anche se un'illustrazione nasce sempre su un foglio di carta, scarabocchiato con una penna o una matita. Il mio processo creativo infatti consiste nel prendere prima di tutto idee. Quando mi capita un soggetto da illustrare, e devo per forza annotarmi pensieri, parole. Ecco, molto spesso sono le parole le prime cose che vengono in mente. Dalle parole viene fuori un bozzetto, uno schizzo, un'idea molto informe, che poi viene rifinita in digitale con strumenti, tavoletta grafica collegata a un computer, eccetera. E da lì l'illustrazione prende forma, arrivano i colori, eccetera. Una cosa che è molto comoda del digitale, ovviamente, è che si può gestire l'errore con facilità, non c'è più la paura di sbagliare. Ecco. Una cosa invece un po' scomoda, o meglio, un po' insomma, un po' brutta a seconda dei punti di vista, è che si perde un po' il legame con le tecniche tradizionali, con lo sporcarsi le mani, naturalmente, viene un po' meno. Ecco. Abbiamo detto che lei lavora con l'estero, lavora molto anche con gli Stati Uniti, quindi immagino orari complessi, giorno, notte, insomma sia difficile dare un'uniformità ai suoi tempi. Quello che le voglio chiedere è che cos'è il tempo nel suo lavoro e nella sua vita? Una dimensione importante capire. Cos'è il tempo per Davide Bonazzi? Il tempo è insomma quella cosa che non c'è mai abbastanza e come orari diciamo che sì, una volta io avevo l'abitudine di lavorare più che altro di notte e anche per venire incontro ai miei clienti americani, e ovviamente il fuso orario è ampiamente gestibile con l'America, ci sono dalle 6 alle 9 ore di distanza e in realtà si può benissimo avere una vita regolare anche facendo gli orari che si fanno tutti i giorni, quindi smettere di lavorare più o meno alle 7 di sera senza fare nottata, ecco, però dipende un po', ogni illustratore è fatto a modo suo. A me piaceva molto lavorare di notte, adesso ho preso ritmi più regolari, conosco tanti illustratori che invece continuano a lavorare di notte anche se magari i clienti sono in Italia. E negli anni come sono cambiate le richieste dei clienti? Questo può essere interessante, abbiamo visto che lei lavora ad esempio con i media sono cambiati rispetto sicuramente agli ultimi 10 anni, ecco, anche il suo cliente è cambiato. Sì, le richieste sono, diciamo, il bello di questo lavoro è che si ha a che fare ogni giorno con delle richieste diverse, con delle tematiche diverse, e questo fa sì che sia molto anche stimolante per me che magari non conosco bene, non sono addentro alle cose, è un'occasione anche per imparare delle cose, per esempio di business quando devo fare un articolo per il Wall Street Journal o di scienza quando devo fare una cosa per una copertina per Science. E quindi cambiano in continuazione. Ecco, per un illustratore la grande cesura è stata il 2020, quando la cosa da illustrare era il Covid, quindi tematiche legate al virus, tematiche legate alla pandemia, tematiche legate al lockdown, e questo bisognava insomma toglieva un po' di freschezza ovviamente al lavoro, perché non si poteva far altro che illustrare questi argomenti, e insomma era un'ulteriore speranza per uscire dalla pandemia, era tornare a fare qualcosa di diverso che non coinvolgesse sempre questi benedetti virus.
Però sì, insomma, il bello di questo lavoro è che ci sono tante cose da illustrare, e col tempo sì, sono cambiate, però la varietà rimane sempre. Ultima domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti. Il nostro podcast si chiama Il Resto di Bologna, e quindi le chiediamo: qual è il suo resto di Bologna? Qual è la cosa non raccontata della città che secondo lei merita una seconda chance? Qual è il suo luogo dell'anima preferito che vorrebbe condividere con i nostri ascoltatori? Oppure qual è il segreto di cui non parla mai legato alla città? Ma non saprei, abbiamo già citato tre luoghi iconici, e un altro sicuramente, vabbè, l'avete già sviscerato in mille modi, la finestrella di Via Piella. Però io ribadisco che un pochino di attenzione in più a quei luoghi periferici che diventano anche un po' magici se li abbiamo vissuti da bambini con la bicicletta, come appunto citavo il Parco Talon, i vari parchetti nascosti di Bologna, ecco, meritano anche loro un po' di attenzione, di essere raccontati più nel dettaglio. Grazie per averci ascoltato. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.